padre Ezio Marchetto, che era il parroco di questa chiesa, ha avuto l'idea, ma perché non facciamo un museo? L'idea iniziale è stata da lui. Io subito mi sono gettato su questa idea perché amo l'Italia, amo gli italoamericani. In 2 anni e mezzo abbiamo fatto questo museo italoamericano, che abbiamo finalmente un punto di riferimento per dire quello che gli italiani e gli italoamericani hanno dato qui a Washington, la capitale della nostra nazione. Questo pannello dietro di lei è una testimonianza di quanti contributi ci sono gli italiani a Washington, eppure se ne parla così poco. Infatti se ne parla così poco, e per questo scopo del museo, fare conoscere questi italoamericani che hanno tanto dato il loro contributo in questo paese. I nomi sono tantissimi. Mi fa qualche esempio? Un esempio di Ugo Carusi. Si è laureato in legge e poi ha lavorato per il Ministero di Giustizia per una 30 anni, per 4 amministrazioni e per 8 ministri di giustizia. Dopo la guerra è stato il capo dell'immigration che ha portato i rifugiati dell'Europa qui a Washington, 400.000. Lo Watergate, mi diceva, anche c'è mano italiana, no? Sì, perché fu disegnato da un architetto italiano, Moretti. È stata un'innovazione enorme per la città, perché non è lo stile che si vede a Constitution Avenue. Anche noi abbiamo il nostro Michelangelo, che sarebbe Costantino Brumiti. Cioè, ne abbiamo qui una riproduzione al museo, l'Apoteosi. E anche di lui si parla comunque poco. Ora abbiamo incominciato a parlare, perché da anni abbiamo lottato per dare questa recognition a Brumiti. Una medaglia, un evento, perché per ogni cosa si deve lottare. La chiesa è nata nel 1913, il cardinale Giovanni Bonzano, che ha incoraggiato il padre Nicola Di Carlo a fondare una parrocchia qui per gli italiani. Non erano ricchi gli italiani del tempo, molto poveri. Raccogliendo 1 centesimo alla volta, ha incominciato una cappellina qui vicino e poi eventualmente è riuscito a comprare questo lotto di terra e costruire questa bella chiesa che potete vedere, che è diventato poi il punto di riferimento di tutta la comunità. Il museo è una cosa nuova? Sì, è molto importante questo. Difatti bisogna dare credito a padre Ezio Marchetto, che era il parroco qui. Uno dei motivi del museo, oltre che ricordare il passato, è anche ricostruire il futuro, secondo gli stessi principi di verità storica e di riconoscimento a chi ha veramente fondato la comunità e ha dato onore alla comunità e al nome italiano. Fuori sono una serie di statue di italiani famosi, ma quella di Colombo l'avete messa dentro, come mai? Ma ora Colombo è diventato un po', fa discutere, mette in discussione dei punti che sono un po' complicati. Quindi è meglio metterlo dietro nella nostra piazza, perché noi ogni anno facciamo una festa per Colombo, è il nostro. Sarebbe dire, nessuno ce lo toglierà via. La pandemia ha messo uno stop a tante attività. Che programmi ha per dopo? Abbiamo tantissimi programmi di cultura in corso, fare un ricevimento per gli artisti. In pochissimo tempo abbiamo domandato agli artisti italiani e italoamericani locali della zona di fare una donazione al museo. Infatti hanno donato 30-40 quadri. Poi speriamo se fare un ricevimento per i nostri fondatori, perché ancora molti di loro non hanno visto il museo. Gli italiani nuovi con gli italiani vecchi vanno d'accordo? Ecco, ognuno ha il suo gruppo. Io ho tentato anni fa, insomma, di fare un appoggio, un ponte, perché è peccato, perché gli italoamericani che sono qui da tantissimi anni possono dare tanto aiuto a quelli nuovi e viceversa. Ci sta riuscendo? A poco, speriamo. Penso che avere un posto come questo per raggruppare questi gruppi sarà un buon principio di una nuova... Un gran punto di riferimento. Un gran punto di riferimento, sì.